Benvenuti a tutti. Oggi è lunedì, 19 settembre 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Vergine. Ora più belli, intuitivi e ragionevoli. Poche le regole ma ferree, in questo bel fine settimana. Intanto si parla poco e quel poco solo d'amore, in coppia non servono lunghi discorsi, grazie ad anni di tenerezza e complicità vi capite al volo. Se il partner racconta qualche frottola lo sgamate subito, causandogli un forte imbarazzo. Lunedì piacevolissima, sostenuta dal sestile lunare, da spendere con gli amici in chiacchiere o sperimentazioni culinarie. Se poi l'incontro avviene nella baita in montagna o in un borgo medioevale, l'essenziale è bellezza e relax convivono con la natura quasi autunnale, splendida nel suo trionfo di colori. Qualche punto a svantaggio del partner, che non sembra partecipare col solito entusiasmo, parlategli con dolcezza indagando sulle sue motivazioni più profonde. Piccole ma buone notizie in tutti i campi, anche in quello sentimentale. Annuncia l'incontro con un uomo giovane, chiaro di capelli, anticonformista, serio, maturo e con la testa sulle spalle. Piccole gioie, un ragazzo innamorato. L'incontro con una persona che ci terrà lontano dalle delusioni e dalle fatiche della vita. Oggi avrete l'occasione giusta per dirimere una vecchia questione d'amore o di lavoro. Badate di essere concreti e di puntare dritti al cuore del problema. Occorre cambiare look, decisamente. Non che il vostro non vada bene, ma se volete fare colpo su chi desiderate dovete adeguarvi. Nella misura in cui reciderete i vecchi legami con il passato, vi scoprirete in grado di assumere decisioni anche le più radicali. Questo comporterà dei miglioramenti della vostra situazione generale. Se siete single lo resterete ancora per poco. Nella vostra coppia invece serpeggia la gelosia che non vi lascia in pace, siate meno orgogliosi e sappiate essere accomodanti. I nati di mercoledì e venerdì hanno di che sorridere, Giove si dispone favorevolmente soprattutto nella serata. Non mancano sorprese e occasioni per chiarimenti anche decisivi. Un vecchio amico che non vedete da tempo vorrebbe incontrarvi e sta cercando l'occasione giusta per chiamarvi. Occhio ad email e SMS. Per quelli che amano in segreto o coltivano un amore impossibile oggi non è una delle migliori giornate. Tutto sembra navigare contro e avere il sapore della disfatta. Ma niente paura, durerà poco. Viaggi, spostamenti, comunicazioni, incontri, avranno la luce verde. Organizza una festa, una cena, un incontro tra amici. Passa la serata in compagnia, ti solleverà il morale. Meglio per voi oggi se parlate poco e ascoltate tanto. Oggi siete particolarmente pungenti o potreste esserlo facendovi, in questo modo, un sacco di nemici. Tante nuove attenzioni riaccenderanno in voi la passione e un po' di romanticismo. Possibilità di incontri soddisfacenti in campo sentimentale. Se vi capiterà di parlare in pubblico, riscuoterete molto successo. Soprattutto con le persone che vi hanno un po' sottovalutato ultimamente. La vostra libertà in campo lavorativo dipende quindi da voi e nessun altro e dalle vostre capacità. Continua in questo nuovo giorno di settembre la negatività di Nettuno a voi tecnicamente ostile, che tende a raffreddare i vostri slanci. Niente di grave in realtà, continuate ad essere uno dei segni più fortunati del momento, ma con qualche piccolo ritocco dovuto all'umore, che è altalenante e, per i nati in settembre, a volte inquieto. Non si esclude uno sporadico calo del tono in questa giornata, specie se appartenete al gentil sesso. Il relax assoluto e l'apporto di buone dormite vi ritemprano tuttavia alla grande. Ancora c'è quel lieve dissapore e la tensione che abbiamo letto anche ieri nelle vostre stelle, non vorremmo che da qualche ora questo transito pesante di Marte, associato a quello della Luna, abbia portato un calo fisico. Sappiate che lunedì andrà meglio, prendete con le pinze tutto quello che capita in queste ore, non fatevi soggiogare dal parte di altre persone, siate razionali e credete solo a ciò che vedete. Se non volete che qualcuno oggi vi dica come fare il vostro lavoro o che vi dica come conquistare le simpatie di qualcuno, allora dovrete dimostrare di essere in grado prima che possano farvi nascere dei dubbi.
Dimostrare qualcosa agli altri non è sempre necessario, anzi, solitamente non dovete mettervi in mostra per far vedere quanto valete, ma oggi potrebbe essere diverso e ci potrebbe essere una valida ragione per tutto questo. Con gli amici oggi non si discute, hanno organizzato una grigliata oppure un pranzo rustico in campagna. E come dire di no anche se siete a dieta e il vostro pancino fa le bizze. E così con una contentezza mista ad apprensione, anche per i costi, vi appropinquate in auto o in bici verso la campagna. A tenervi compagnia Mercurio goloso ma anche spendaccione in seconda casa, sobillato da Giove panciuto che gli si oppone. Chiaro fin da subito, questa lunedì potrebbe essere anche piacevole, ma una parola sarà bandita dal vocabolario: misura. Amore ed Eros. Panorama sempre un po' incerto, con qualche nuvoletta all'orizzonte, ma se non vi fissate sui dettagli, evitando la polemica, tutto fila liscio e nel letto nell'intesa si fa emozionante. Buoni amici vi raccontano i loro segreti intimi, in cerca di confronto e consiglio. Attraverso i loro guai imparate l'arte di amare. Cari Vergine, durante la giornata di oggi la suscettibilità potrebbe raddoppiare in amore. Tante cose da fare sul lavoro e la fatica si inizierà a far sentire. Tenete duro. Se trovate il partner molto arrabbiato, dovreste fare di tutto per farlo calmare e dovreste addirittura chiedere perdono per qualche vostro errore. E troppo ricordatevi che non siete voi al centro del mondo. Marte contrario può rendervi un po' nervosi con la vostra dolce metà. Scacciate i cattivi pensieri e cercate di non far pesare i vostri alti e bassi sul clima positivo del vostro rapporto d'amore. Se siete cuori solitari, Venere in angolo magnifico vi spinge a provare esperienze nuove. I nati tra il 10 e il 14 di settembre possono godere di avventure molto entusiasmanti, siano disposte ad aprire i loro animi e non si chiudano in atteggiamenti di rifiuto preventivo. Lavoro e denaro. Guadagni interessanti vi concedono acquisti insoliti, ma nulla di inutile, libri, biglietti per spettacoli, strumenti e materiali per il bricolage, se avete ospiti a cena stupiteli con una cucina tradizionale, ingredienti semplici e sani, oltretutto ad ottimo prezzo. In ogni settore c'è rinnovamento. Ce l'avete messa tutta per risolvere problemi, per raggiungere gli obiettivi prefissi. Non navigate più in acque torbide, si svelano i complotti. Vi si richiede cautela nelle spese e, se avete in mente investimenti di una certa portata, è opportuno oggi soprassedere e rinviare. Nettuno, dio della liquidità, ricordatevi vi è ostile. Benessere. L'energia c'è e il metabolismo, ben oliato dalla pratica sportiva, fa la propria parte. Gola da proteggere con sciacqui e gargarismi al timo. Il transito di oggi ti dà la carica di cui hai bisogno per ottenere ciò che meriti. Se hai la sensazione di non ottenere ciò che vuoi nella tua vita, oggi è il giorno di parlare con qualcuno che può dartelo. Per lei, per fare un dono memorabile a un'amica oggi non badate a spese, regalatele una serata speciale in vostra compagnia. Per lui, stanchi della routine cercate divertimenti insoliti e sesso estremo, lei lascia fare ma vi guarda corrucciata. Colore delle emozioni, verde. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 8. Finanze, 7. Benessere, 7. Grazie per aver guardato l'ideo. Spero di vederti presto.